Bentornati a Chi ci capisce a noi due è bravo, questa rubrica che ormai è diventata un appuntamento fisso tra Antonio Saffioti e il sottoscritto Riccardo Cristiano. Adesso proprio siamo arrivati a fine anno, siamo al 31 dicembre e abbiamo la voglia di condividere con voi quelli che sono stati gli eventi per noi importanti e che hanno caratterizzato nel bene e nel male questo 2018. Giusto Antonio? Sì, allora iniziamo con un saluto. Cari italiani e cari italiane, cari europei e cari europee, noi vogliamo darvi gli auguri di un buon anno, ricordando ciò che di positivo e di negativo c'è stato nell'anno passato, e facendo infine un augurio per il 2019. Quindi vogliamo partire innanzitutto dalle cose belle che sono avvenute quest'anno. Quindi lascio la parola a te, poi aggiungo le mie cose dai, cose negative. Io ti ringrazio Antonio, mi inviti non tanto a nozze nell'elencare le cose positive, quanto vorrei quest'anno, questa fine anno, puntare il nostro sguardo, il mio sguardo, su quelli che sono stati i progressi scientifici. Perché tu lo ricordavi nel tuo video precedente, il fatto di donare a Telethon per la ricerca. Io penso che la ricerca sia importante. La ricerca, fortunatamente, in Italia e nel mondo fa passi da gigante. Addirittura io vorrei ricordare che c'è stato un doppio trapianto di volto proprio in Francia, è avvenuto di recente, è proprio in quest'anno, come anche l'installazione, diciamo, di un pacemaker per il cervello che servirà proprio a migliorare quelli che sono i processi cognitivi di persone, ad esempio, affette da Parkinson o Alzheimer. Queste sono soltanto alcune, diciamo, delle notizie, delle good news, delle notizie positive che hanno visto, ad esempio, non so, un vaccino anticancro che l'Università di Stanford ha annunciato in fase sperimentale per combattere i tumori, e questo vaccino potrà permettere, appunto, tramite iniezione di inibire l'evolversi di alcune cellule tumorali. Addirittura si parla anche di pelle elettronica. Questa pelle, diciamo, è stata creata dall'Università di Tokyo e questa pelle sintetica permetterà a chi ha subito, ad esempio, delle ustioni di poter vedersi, insomma, ricostruito l'epidermide. Ed è una cosa veramente grossa, perché pare che abbia un'adattabilità molto positiva per quanto riguarda la pelle e il rigetto. E poi ci stanno altre notizie, ci sono altre notizie abbastanza sensazionali, come ad esempio quello che dice uno studio dimostrato proprio l'efficacia della radiazione ultravioletta per l'eliminazione di alcuni virus influenzali. Quindi potremo passare dal tradizionale vaccino, di cui tutti parlano in questo periodo, all'eliminazione proprio di alcune diciamo parti dell'influenza tramite la luce ultravioletta. Ci sono tanti passi che sta facendo. Volevo aggiungere una scoperta che è stata fatta
qui in Calabria precisamente, a Germaneto, dal team diretto dalla dottoressa Natalia Malava. In pratica hanno scoperto delle nuove analisi del sangue che scoprono in anticipo alcuni tipi di cancro, quindi anche la Calabria in questo ha fatto delle scoperte importanti. In più c'è da aggiungere che io, quando sono stato ricoverato al Nemo a sud, ho incontrato diversi bambini che stanno effettuando delle terapie sperimentali con dei farmaci, e si è visto che alcune malattie progressive, per sfortuna la mia no, però altre malattie molto simili alla mia si hanno dei miglioramenti nei movimenti del corpo, si sono notati dei miglioramenti. E questi bambini oggi 4 mesi si recano lì per 2 o 3 giorni e gli viene iniettato il farmaco nella colonna vertebrale, al midollo, e quindi si è visto che si hanno dei progressi, non eccezionali, ma dei progressi, possono migliorare la qualità della vita di questi bambini. E beh, già questo è stato pure utilizzato su alcuni adulti, anche se agisce meglio sui bambini, giustamente, perché sono in crescita, quindi questo per quanto riguarda la ricerca scientifica. Quindi le notizie positive riguardo la medicina e la scienza. Io aggiungerò altre 2 notizie positive che hanno riguardato la Calabria, tra cui la premiazione a Cannes come migliore attore di Marcello Fonte per il film Dogman. Io ho visto questo film, devo dire che la cosa più bella del film è proprio l'interpretazione di Marcello, perché il film in sé senza di lui non sarebbe stato lo stesso. Poi in più volevo aggiungere una notizia di poche settimane fa, quello che è successo a Crotone, quando è stata aggredita una dottoressa del locale ospedale ed è stata salvata da un migrante marocchino che aveva la sua bancarella davanti all'ospedale. Il migrante si chiama Mustafa, è stato premiato dal comune di Crotone. Speriamo che oltre al premio trovi un lavoro stabile. Quindi queste sono 2 notizie molto, molto positive secondo me per la Calabria. Poi ho fatto molta fatica oggi a ricordarmi altre 20 positive che hanno riguardato l'Italia e soprattutto il mondo che ci circonda. Quindi, secondo me, di positivo c'è stato solo questo in quest'anno, ed è molto, capirete che è molto poco. Per quanto riguarda la mia vita personale, ci sono stati pure pochi avvenimenti positivi, tra cui
vorrei ricordare la nostra collaborazione. Grazie. Quindi le cose che abbiamo fatto insieme io e te, poi il fatto che ho iniziato a scrivere un altro libro che parlerà della tra che ho subito, poi tra gli eventi positivi sembrerà strano, ma inserisco pure l'intervento degli altri, perché l'ho fatto appena in tempo per evitare dei problemi ai polmoni molto seri, perché se me ne sarei accorto di avere i polmoni intasati a settembre o ad ottobre, avrei potuto compromettere uno dei due polmoni. Invece me ne sono accorto in tempo, sono stato operato in tempo per evitare dei problemi respiratori molto più seri. E poi è stato positivo perché la trago mi ha permesso di ritornare a mangiare tranquillamente senza il rischio di che il cibo vada di traverso. E poi, cosa molto positiva, la voce è tornata pure più squillante di prima, anche se va un po' a singhiozzo quelle volte, però è molto più chiara, è più forte di prima, quindi quello che per alcuni può sembrare un evento negativo, per me è molto positivo. In più poi sono riuscito a tornare alla mia vita di prima, anzi alcune volte mi stanco pure di me di prima, quindi ho un respiro più stabile. Quindi questo direi come mio avvenimento positivo. Sul negativo, purtroppo quest'anno ci possiamo sbizzarrire sia sul locale che sul nazionale, sull'internazionale. Purtroppo sì. È che una delle notizie più brutte a livello mondiale è stata quella della costruzione del muro tra Messico e Stati Uniti. Che vorrei ricordare che, anche se molti dicono che è stato iniziato da Trump, purtroppo una buona parte l'ha costruita anche Obama. Solo che poi Trump ha peggiorato la situazione rifiutando ogni profilo che chiede asilo all'America. Quindi ha peggiorato di molto la situazione. Basti pensare ai due bambini che sono morti al confine con Messico. Poi un'altra notizia brutta è quella che il Papa definisce la guerra mondiale a pezzi. Noi diciamo tutti che la terza guerra mondiale non c'è ancora stata, però viviamo una guerra mondiale divisa tra più stati. Ora io non vorrei fare l'elenco dei paesi in guerra perché è molto lungo, però vorrei ricordare il la guerra in Yemen, poi quella che è la cosiddetta guerra strisciante tra Israele e Palestina, e poi anche la Libia in quest'ultimo periodo è di una guerra civile. Poi vabbè, c'è stato il Libano in cui
noi libera la Siria, in cui si dice in questi giorni che la guerra sia finita, ma in realtà c'è la ricostruzione, che è peggio della guerra perché non è rimasto nulla in quel paese. Poi vabbè, il Congo che viene sfruttato dai paesi più sviluppati per rubargli le risorse. Poi purtroppo oltre la guerra ci sono delle carestie molto che stanno creando molte vittime profughi nell'Africa subsahariana, dove c'è il Sahara, il deserto del Sahara. E poi l'altra sera, proprio la sera di Natale, cioè Natale e Santo Stefano, ho visto un documentario intitolato Human Flow, che vuol dire rotte umane, in cui si è parlato delle varie rotte di migrazione, partendo dalla rotta turca per arrivare alla nostra del Mediterraneo, per arrivare poi alla rotta balcanica, e in più si è parlato di questo muro tra Messico e Stati Uniti, di cui parlavo prima. La cosa ignobile qual è sul tema delle migrazioni? La notizia brutta di quest'anno è stata la chiusura dei porti italiani ai migranti. Però la cosa grave qual è? Che il precedente ministro dell'interno ha fatto degli accordi con la Libia, quindi la Libia in questo periodo è governata da miliziani, politici corrotti e trafficanti di esseri umani. E il nostro precedente ministro è andato a trattare con e in Libia sappiamo che il paese è un vero inferno per i diritti civili e sociali. Perché questi migranti sono dei veri e propri schiavi. Ma io non mi limiterei all'Italia, non c'è così ignobile. L'ha fatta l'Europa per fermare i flussi provenienti dalla Turchia. Non so se tu ne hai sentito prima, Riccardo, ma è stato finanziato il governo pseudo-democratico di Erdogan. Gli sono stati dati bei miliardi di euro, e lui cosa ha fatto? Ha bloccato i migranti in dei enormi campi profughi. Sì. In più i migranti sono manodopera per la criminalità organizzata. In pratica è successo in grande quello che è. Si è verificato pure in Libia, e in questo caso è stata l'Europa a rendersi complice di questo scempio, perché secondo me l'Europa ha fatto questo per evitare problemi ai paesi dell'est. Un'altra cosa che è molto fastidiosa è questa, che tutti i paesi dell'est Europa, cioè la Grecia, hanno eretto delle barriere per fermare questi migranti, scordandosi che loro 15-20 anni fa erano loro ad essere profughi, a cercare accoglienza in Italia e negli altri paesi europei. Ora sembra che abbiano scordato tutto quello che hanno passato appena due decenni fa. Quindi questa è una cosa molto brutta che è successa in Europa. L'Europa ha fatto questo accordo con Erdogan per togliere le castagne
dal fuoco a questi stati dell'est che molto spesso sono governati da dei governi xenofobi che proprio odiano queste persone che hanno solo la sola sventura di vivere in un paese in cui c'è la guerra, la carestia, la persecuzione politica. Quindi la cosa più brutta di questa è stata la non accoglienza dimostrata dall'Europa, dall'America, da tutto, in tutto il mondo avvengono queste cose. Basti pensare pure ai Rohingya in Myanmar, dove c'è San Suu Kyi, a cui dovrebbe essere tolto il premio Nobel, perché non sta dicendo una parola su questo assurdo genocidio di persone che hanno solo vizio di avere una religione diversa da quella indiana e del Myanmar. Non so quale religione abbia, penso siano induisti. Comunque sono presa con questa minoranza musulmana. Quindi con questo vi ho fatto uno spaccato di un mondo diviso in cui chi ha una diversità, una differenza subisce la peggior sorte. Quindi questo. Poi per quanto riguarda l'Italia, la tragedia in mare è stata quella del Ponte Morandi di Genova, in cui si dovranno capire le responsabilità, anche se si è giudicato in modo sommario di questa tragedia. Ora sarà la magistratura a emettere sentenze. Poi la cosa brutta è stata pure questo, queste tragedie climatiche del dissesto idrogeologico che ci sono state la prima in Calabria, quindi ho l'occasione per ricordare le tre vittime del Lametino, quindi Stefano, Cristian e Nicolò. Io, quando è successa quella tragedia, sono sentito in dovere di partecipare al funerale. In più, questo periodo ho fatto pure amicizia con il marito di Stefano e il padre di Cristian e Niccolò. Quindi abbiamo avuto queste tragedie del dissesto geologico, prima in Calabria, poi in Liguria e poi in Trentino, Friuli. Quindi è stato questo una delle tragedie più grandi che ha colpito la nostra Italia. Quindi, tralasciare tutte le altre cose che sono successe. Poi, per quanto riguarda la mia città, la Venezia, quest'anno è stato un anno proprio tragico, perché sono stati chiusi diversi luoghi di aggregazione. Direi che da me sono rimasti solo due luoghi comunali di aggregazione, che sono la biblioteca e il chiostro, anche se pure la biblioteca ha rischiato di essere chiusa. E poi tutte le strutture sportive. Io conosco molte persone che seguivano lo sport locale, che sono proprio disperate perché non possono seguire più lo sport. Io direi che seguivo poco lo sport locale, perché mi viene molto difficile andare nei vari palazzetti della città, però
penso che quando apriranno c'è un nuovo palazzetto in cui rischierò meno di prendere pallonate, iniziano di nuovo a seguire pure lo sport locale, però è inconcepibile in una città come la Reggio avere tutto lo sport fuori città. Poi diciamo che quando si va fuori città si disputano le partite in alcune strutture che in certi versi sono peggio delle nostre, più insicure delle nostre. Quindi come città di Lamezia, questo di negativo. Per quanto riguarda la mia vita, di negativo, dato che sto potendo, di Lamezia, cioè il fatto che sono stati bloccati tutti i finanziamenti per la vita indipendente di cui io ero beneficiato. Spero che con l'anno nuovo si sblocchi questa situazione, perché rischiamo che questi fondi si perdano, perché non sono stati spesi da ben 2 anni. Poi per quanto riguarda gli eventi negativi che hanno colpito me, penso che vorrei ricordare il fatto che ho avuto dei cambiamenti nella mia vita che mi hanno portato a rinunciare ad alcuni incarichi associativi che avevo. Quindi questo non è cosa negativa, però spero di dedicarmi pure ad altre cose meno faticose per me. Poi concluderei qui con... Non concludere, non concludere. Negatività. Ah, sì, ok. Anche perché io adesso ti voglio dire che ci è arrivata una lettera dal futuro di una persona che si firma il cronista R puntato, di un non imprecisato anno 2000 e dispari. Comunque, io te la leggo perché dopo tutte le cose negative che hai detto, forse un po' di speranza ci vuole, perché questo cronista ci dice come potrebbe andare il futuro da qui ai prossimi anni se accadono determinate cose. E dice così: l'Italia è un paese libero. Ogni persona ha il lavoro che desidera. Si ripopolano i piccoli borghi, mentre l'economia ha sostituito il prodotto interno lordo con la banca del tempo. Eh sì, perché adesso vale di più ciò che si può fare per il prossimo, ed ogni contributo alla crescita dell'umanità è visto come un vero guadagno. Non esiste infatti più la moneta. Il valore di qualcosa viene valutato unicamente in base alla possibilità stessa di progredire. La Chiesa romana apre il papato alle donne, viene abolito l'8 per mille e sancito che tutti i beni della Chiesa debbano essere messi gratuitamente a disposizione di tutti. Il 30 aprile il Papa sposa la papessa, sarà la prima famiglia di un nuovo cristianesimo. Sarà inventato uno strumento che permetterà alle persone disabili di muovere gli oggetti con l'uso del pensiero. Così facendo, il 20 maggio avremo il primo uomo disabile nello spazio. Da lì ci invierà delle immagini di una scoperta mai fatta prima. A giugno verrà eletta la prima donna come presidente della Repubblica Italiana. Si chiamerà Miriam, di origini africane, e figlia di 2 mamme napoletane. Una scoperta rivoluzionaria rimetterà in discussione l'utilizzo del petrolio come combustibile. Un'energia biomagnetica inesauribile sarà la fonte di sostentamento primaria del genere umano. A luglio, grazie alle tecniche di meditazione yogiche, riusciremo a comunicare con la nostra essenza vitale, ricollegandoci alle energie che ci ha generato. Le persone considerate anziane insegneranno nelle scuole come maestri di vita e tramanderanno pensieri, ricordi, mestieri alle giovani menti. Verranno abolite le carceri, unificate le leggi sotto un unico principio: ama il prossimo tuo come te stesso. Impareremo ad interpretare le onde gravitazionali, così facendo riusciremo a rimettere tutto a posto, i terremoti diminuiranno e la Terra inizierà di nuovo a fiorire. E poi lui ci dice: come si è arrivati a tutto questo?
Abbiamo smesso di combatterci, di farci la guerra in tutti i modi. Abbiamo messo insieme ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Così, per il bene comune, per il bene dell'intera umanità, non abbiamo guardato le differenze religiose, politiche, gli orientamenti sessuali, lo stato sociale, l'essere anziani, disabili, donne, uomini, ma tutti, proprio tutti, volevano la stessa cosa, un'Italia più libera, equa, per ogni essere vivente, e lo abbiamo reso possibile, pur mantenendo le nostre individualità, insieme. E questa è una lettera di speranza che ci è arrivata da un futuro. Chissà che magari questo futuro si possa realizzare in qualche modo. Tu che ne pensi? Speriamo che questa lettera si realizzi. Bene, perché ce n'è bisogno sia in Italia che nel mondo di questa lettera diventi realtà, è un sogno. Ma noi viviamo per i sogni, noi siamo per le cose impossibili. Sì, noi vogliamo realizzare sempre l'impossibile. Noi ci prodighiamo per l'impossibile. Antonio, senti, io prima di concludere, io vorrei che tu facessi però un augurio, visto che abbiamo elencato cose negative, cose positive, cose future che potrebbero accadere se ci mettiamo la buona volontà, ma vorrei che facessi un augurio a tutte le persone che ci stanno ascoltando, un proposito per il 2019. Fai un augurio proprio di cuore a tutti quelli che ti stanno ascoltando, che ti conoscono, e anche a quelli che non ti conoscono ancora. Sì, vorrei augurare al mondo intero, innanzitutto, la pace, poi mi augurerei che diminuisca il riscaldamento climatico, perché in questi mesi abbiamo sentito delle dichiarazioni ridicole su questo tema e delle negazioni assurde su questo tema. Quindi pace, ambiente, e poi cosa molto importante, mi auguro che il mondo ritorni ad amarsi, perché in questo periodo abbiamo iniziato tutti ad odiarci. Invece la cosa che auguro al mondo è quella di reimparare ad amare, come io ho reimparato a mangiare, a parlare, a respirare, guardare al mondo, di amare di più, che l'amore è tutto, il motore che trascina tutto, tutto il mondo. E poi mi augurerei che chi vive delle diversità, come siamo essere io, tu e altre persone, si scopre il valore di queste persone, quindi il cosiddetto valore della diversità, di cui anni fa fece la tesina mia sorella su questo tema, non so chi glielo suggerì, però fece questo, non so che parlò di questo argomento. E quindi auguro queste tre cose, penso che bastino a cambiare il mondo. Io ci posso aggiungere di problemi politici non voglio dire niente, perché in questo periodo tutti crediamo poco alla politica, perché ci tradisce sempre, quindi evitiamo quell'argomento. Sul piano politico non mi auguro niente, perché non ho speranze. No, questo non lo devi dire, non lo devi dire. Invece posso dire una cosa, aggiungo soltanto... Nell'immediato non ho. Nell'immediato no. Però nel lungo periodo le cose potrebbero cambiare.
Io voglio aggiungere solo una cosa a quello che tu hai detto. Tu hai parlato di amore, no? Io vorrei parlare di incontro. Io auguro a tutte le persone che ci stanno ascoltando che possano vivere l'incontro, cioè l'incontro tra altre persone. Come io ho incontrato te in quest'anno, l'incontro che può essere un incontro d'amore, un incontro d'amicizia, un incontro politico, un incontro di associazioni. Perché io credo molto negli incontri, io credo molto nell'amicizia, credo molto nell'amore, credo molto anche nell'incontro di associazioni che possono essere apparentemente differenti e che possono fare la differenza anche a Lamezia, come a Cosenza, come in Calabria. Se le associazioni, che sono veramente il motore della nostra terra, si unissero e si uniscono, possono davvero fare tanto. Quindi io mi auguro che sia un 2019 dove ci si possa incontrare di più, dove si possa parlare e poter seminare qualcosa di buono, non solo per il 2019, ma una pianta bella, rigogliosa, che cresca e che abbia tanti frutti, che abbia tanti frutti vari, cioè ecco la diversità. Cioè tu parlavi di diversità, io voglio la varietà nella nostra vita, cioè voglio incontrare gente diversa da me, anche che la pensa con idee diverse, però voglio fare un cammino con queste persone, perché sono sicuro che veramente possiamo cambiare le cose qui in Calabria. Sì, è giusto quello che dice, lo condivido pienamente, anche perché incontrando le altre persone si ha meno paura delle altre persone, quindi si superano vari stereotipi e stigmi che purtroppo sono presenti nel cervello anche di chi accoglie queste persone a volte. Quindi abbiamo fatto dei bei auguri per il 2019. E allora dai, a questo punto auguriamo di nuovo buon 2019 a tutti gli amici web ascoltatori, a tutti quelli che ci stanno ascoltando e quelli che vedranno questo video. Facciamo un augurio di cuore veramente da parte di Antonio Saffioti, da parte di Riccardo Cristiano e di questa nostra piccola avventura che si chiama Chi ci capisce a noi è bravo. Noi cerchiamo di capirci e di capire. Fatelo anche voi. Ciao a tutti. Thank you.